Questa c'è. E questa c'è. E qui c'è. Com'è qui? La vedo tirare. E allora, ovviamente ragazzi, dobbiamo mantenere le distanze, quindi Cri si arrangerà e io resterò dietro la videocamera. Vado solo a impienire il secchio d'acqua. Ma anche c'è. Eccomi ragazzi. Cri, se proprio sei in difficoltà, io posso venire a inguadinarla a 2,5 metri dopo, eh? Quindi posso anche provare. Se vuoi lì c'è l'acqua, Cri. Se vuoi c'è l'acqua lì. Allora, un po' d'acqua anche per il siluro. Vai Cri, quando andiamo a siluri non li prendiamo, quando andiamo a carpe ovviamente prendiamo i siluri. Vabbè. Un attimo, ecco, con i guanti è molto scomodo, quello sì, si scivola ancora di più. Faccio un po' di zoom. Ciao ragazzi, bentornati su Crimax After Quarantena. Carfishing. Crimax Carfishing After Quarantena del Covid-19. Allora, come vedete, dobbiamo tenere le distanze, quindi rispettiamo quelle che sono le regole che ci hanno imposto, giustamente. Mascherina, guanti e gel disinfettante in macchina. Niente, è la prima volta che ci vediamo dopo 2 mesi, quindi... Siamo nel nostro ufficio, quindi esatto. Lo spot sapete qual è, adesso vi faccio vedere come ci siamo messi e tutto. E niente ragazzi, la cosa più bella intanto è riuscire a essere qui. Sì, essere... Sì. Non rivederci perché siamo 4-5 kg in più e con dei cappelli allucinanti. Quindi quello passa in secondo piano, ma essere qua, come dice Christian... L'importante è riuscire a essere qui, quindi già è tanto che si è creata la situazione, quindi speriamo... almeno in questa maniera di poter andare avanti. Sarà un po' più complicato, però cerchiamo di
cerchiamo di farlo, insomma, dai, dove è possibile. Sì. Magari saranno video dove parleremo di meno, farvi vedere le robe nuove, magari ci sarà del tempo. Adesso quello che vogliamo fare è portarvi dei video dove vi facciamo vedere del pesce, delle sessioni, anche con un cappotto magari, ma chi ancora non può andare a pescare, perlomeno è come se fosse qua con noi seduto. Perché come hai detto tu, Cri, è già bello essere qua. Esatto. Quindi non importa se prendiamo qualcosa, il video lo caricheremo lo stesso, amen. E basta, inizia la seconda sessione dell'anno vera per noi. Perché sì, la prima era stata quella di Cesena, esatto, perché tra una roba che l'altra e una mezza serata con qualche cappotto non abbiamo fatto niente, questa è la seconda vera sessione. Esatto, quindi speriamo di riuscire a prendere almeno due carte, insomma, per soddisfare un po' la voglia personale che abbiamo. Sì. E niente ragazzi, ora vi mostro un po' come ci siamo messi e buona visione come sempre. A dopo! Bene ragazzi, allora vi faccio vedere come ci siamo messi, quindi siamo entrambi con i picchetti, quindi allora vedete Max, solite tre canne distinte singole, e vi faccio vedere, siamo comunque a distanza, ma comunque nel car fishing già la distanza ci deve essere, e queste sono le mie, eccole qui. Come al solito stiamo usando... Ehi, partenza diretta ragazzi, vai vai vai! C'è? Non lo so, continua pure tu a parlare. Sì, vi stavo dicendo, stiamo pescando sempre con il nostro mix come sempre, perché continueremo a testarlo a vita, e io proprio sulla canna dove appunto è appena suonato il sensore ho innescato questa volta le Tiger, non sto usando le pop-up, ho inneschi affondanti e Tiger. Sì, io invece sì, oltre che alle nostre ho fatto uscire dalle ragnatele le prugne famose. Ah. Una alla prugna, e questa volta ho voluto anche azzardare con due chicchi di mais finti e l'altra mix climax ovviamente. Ok, quindi questo è come stiamo pescando, pellet, solito sacchettino in pellet. Sì, niente pasturazione, anche perché i negozi erano chiusi, quindi a parte le spedizioni che avete visto negli unboxing, che adesso vi farò anche vedere quello che ho comprato in azione. Esatto. E non abbiamo preso nient'altro. Quindi ragazzi, così, questa è la situazione. Adesso, visto che Max ha parlato di acquisti, lo aveva anticipato e vi facciamo vedere che sta mantenendo quello che ha detto, ovvero sta usando la Spomb Station anche in sessione, anche se non sta usando lo Spomb, perché effettivamente è comoda, giusto? Beh, Cri, è comoda perché abbiamo lontano. Adesso vengo un attimo io. Vai. Come vi avevo anticipato, oltre che per spombare, io mi trovo bene anche perché appoggio la canna qua e qua mi faccio il mio sacchettino di pellet in PVA, perché è dentro il pellet. Quindi non faccio più il solito movimento di andare con le ginocchia nel fango. Comunque ragazzi, ho una certa età, quando inizia a far freddo alzati, abbassati e tutto. Io mi trovo bene così, non è nata per questo scopo, ma come vi avevo anticipato, io avrò due funzioni, quella per lo spomb e quella per avere un piano d'appoggio un po' più alto. C'è da dire che effettivamente adesso, se dovessi farti un sacchettino, non mi siedo per terra ma ce l'ho tutto alto. Effettivamente quello sì, perché all'interno lì avrai il pellet, immagino, no? Qua dentro ci sono i pellet, qui c'è un'altra scatolina che avevano visto sull'unboxing di pellet, dentro c'ho i cosi in PVA, quindi cioè, è comoda. Certo. Qua ci sta un altro secchio che magari utilizzerò quando spomberò, però stracomoda per me, io la utilizzo. Quindi non solo, allora lo diciamo un attimo,
la Spomb Station potrebbe essere utilizzata anche non solo necessariamente per utilizzarla appunto con lo Spomb, ma anche perché a fine ti ho visto montarla e ci hai messo 3 secondi, quindi 3 secondi sì, diciamo che effettivamente il buon Max ci ha visto lungo, quindi sì, ma magari sicuramente qualcuno di voi già lo fa, però o magari mi daranno del pirla, certo, però per me guarda 3 secondi ci ho messo a montarla. Vediamo se riusciamo, mi avvicino un attimo, vediamo se riusciamo a riprendere, se c'è, se ci sarà la partenza, vediamo. No. Niente, qualche tocca, magari un po' di corrente, perché comunque c'è corrente, non ce n'è molta in questo fiume, perché non è che la corrente sia fortissima, c'è, però magari qualche tronchetto tocca i fili. Vabbè ragazzi, vai vai vai, Carp Run, socio, c'è calata a 10 minuti ragazzi questa canna, ho cambiato il sacchettino perché è passato un tronco che mi ha spostato tutto, quindi un siluro c'è. Adesso vediamo cos'è questa. Che cosa c'è qua sopra? Eh? Cosa hai messo qua? Il nostro mix. Allora, vado un po' più indietro. Riesci a allungarmi un po' il guadino? Aspetta, facciamo così, facciamo così. Io vengo qui, tu fammi distante. Fammi distante. Vengo qui. Oddio che perla! Wow! Sì! Wow! Oddio che perla! Ti batterei la mano ma non posso. Allora ragazzi, mamma mia che perla di fiume! Presa su una doppia Mix Climax del 16. Ragazzi, è qualcosa di meraviglioso! Guardate che perla! Una full scaled, sì. Guardate che perla ragazzi, piano piano, delicati, acqua sul Mix Climax, mamma mia ragazzi, che gioiello, non poteva partire così, non poteva partire meglio. Aspetta che c'ho, riesco a estendermi per non venirti vicino. Fai lo zoom, guarda il dettaglio delle scaglie qui, una full scaled. Mamma mia, sì, penso sia una full scaled. Sì. È una roba ragazzi stupenda. Guardate che bella sul Mix Climax. Ti vedo anche poco contento. Porca puttana ragazzi, non sarà il trofeo dell'anno 50 kg, ma questa vale il doppio, full scaled. Ciò senza occhiali, non vedo un cazzo. Vediamo che va. Sì, sì. Ciao amore. Niente, non so se si è riuscito a vedere, ma. Che bella, ragazzi! Allora, ragazzi, un piccolo aggiornamento. 2 mesi di fermo e praticamente abbiamo notato che sono cresciute parecchie erbe e anche robuste. Perché nel video non lo vedete, ma in realtà abbiamo perso 2 o 3 carpe sicure, perché si sono andati a intanare appunto sugli erbai che sono cresciuti. Erbai che sinceramente non ci sono mai stati, perché non li ho mai, sì, fitti, no, mai visti sinceramente di lato, quindi e che non passando neanche le barche, esatto, quindi è cresciuta molta vegetazione e sta un po' rompendo le scatole. Comunque dai, siamo fiduciosi e speriamo di fare ancora qualche cattura. Ma vogliamo, sì, parlare della Fulli? Bene ragazzi, sessione terminata, siamo arrivati a conclusione e niente ragazzi, siamo contenti perché era veramente da un pezzo che, beh, come tutti, sì, che non si andava in pesca, che non ci vedevamo, soprattutto io e lui, quindi è stato un bel rientro col botto. Un bel rientro, ci siamo divertiti ovviamente. Precisazione,
Sì, una piccola premessa, ecco, non nei commenti di questo video non scrivete riguardo al siluro cosa abbiamo fatto, l'avete rilasciato. Noi abbiamo la nostra linea di pensiero, ragazzi, come tutti, e per evitare discussioni inutili preferiamo astenerci da ogni commento riguardo appunto il siluro. Quindi non scriveteci appunto se l'abbiamo rilasciato, cosa avete fatto, perché non vi risponderemo a questo commento. Esatto. Questo solo per evitare discussioni inutili. Per accendere polemiche sterili. Ecco, quindi fatta questa piccola premessa, ragazzi, basta, noi vi auguriamo a tutti un buon rientro in pesca per chi ancora non è riuscito ad andare in pesca. Speriamo che tutti abbiate modo e la possibilità di tornare a pescare. Mi raccomando, guanti e mascherine, ragazzi, se andate appunto come noi così assieme, insomma, tenete sempre la distanza di sicurezza. Esatto. E ovviamente sì, usate guanti e mascherine, come diceva Max. Non sbagliamo, perché sennò poi la pagheremo cara. Esatto. Ma io sono sicuro che noi pescatori staremo molto attenti, credo. Esatto. E niente, ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi diamo appuntamento al prossimo video, che sarà sempre in sessione. E basta. Ah, se iscrivetevi al canale, chi ancora non l'ha fatto, e attivi la campanellina, tanto è gratis. Ragazzi, ci si vede al prossimo video. Ciao! Ciao.